Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un classico di Chanel, meno conosciuto del suo fratellone Chanel numero 5, ma altrettanto importante e altrettanto unico nel suo genere. Stiamo parlando di Chanel numero 19, la versione Eau de Parfum. È una versione che è straconosciuta, riformulata purtroppo negli anni 2000 ed è stata l'ultima fragranza che ha scelto e voluto in persona Madame Chanel. È un profumo floreale verde, verdissimo, all'epoca quando nacque nel 1970, all'età di 87 anni di Madame Coco Chanel, ebbe un successo folgorante, quasi paragonabile a Chanel numero 5, perché conteneva all'interno una nota assolutamente innovativa, molto preziosa, ovvero l'iris. Infatti è uno dei primi profumi verdi che teneva l'iris ad essere poi ufficialmente messi in commercio. Il naso creatore di questa fragranza unica e veramente superba è il naso che lavorava all'epoca in casa Chanel, Henri Robert. Quindi questo profumo deriva proprio da una scia, un'epoca che in realtà ad oggi è molto lontana. Partiamo subito descrivendo anche il nome. Il numero 19, come molti sapranno, è la data di nascita di Gabrielle Chanel, il 19 agosto. È del segno del leone, molto molto grintosa, e questo profumo ha voluto nominarlo numero 19 apposta perché è stato l'ultimo profumo all'età di 87 anni ha voluto fare per lei, esclusivamente solo per lei. La leggenda narra che infatti Chanel usasse solo ed esclusivamente il numero 19, anche perché pensava che il numero 5 fosse un po' troppo inflazionato, un po' troppo utilizzato, lo sentiva un po' ovunque. Quindi ha voluto fare un profumo per lei stessa e per alcune sue amiche, e quindi non commerciali come profumo. Ha fatto richiesta al naso, appunto, profumiere Robert per creare questa essenza unica ed esclusiva. Uscendo dal Ritz si narra che Chanel venne avvicinata da un ragazzo, lei stava per mandarlo via un po' maleducatamente perché pensava chissà che cosa, e in realtà questo ragazzo le avrebbe poi solo chiesto quale profumo lei stesse utilizzando, al che Chanel rispose: non male per una 87enne. Quindi questo profumo, un po' meno conosciuto se vogliamo, di Chanel numero 5, ha in realtà un sacco di pregi che vengono offuscati dal suo predecessore. Vi elenco le note di questo prezioso tesoro di Chanel numero 19 Eau de Parfum. Abbiamo il neroli, il bergamotto e le note verdi inizialmente, per poi passare alla nota dell'iris che è spaziale, al narciso, alla rosa di maggio, al mughetto e all'ylang ylang. Come note di fondo invece troviamo il vetiver, il sandalo, il muschio di quercia ed infine il cuoio. Allora, il profumo Chanel numero 19, diciamo che è un'altra epoca racchiusa in una boccetta, è un evergreen se vogliamo, è un profumo molto fresco, molto floreale, però con un sentore di nostalgia, un profumo che in realtà non viene più formulato in questo modo. Ovviamente negli anni 2000 c'è stata una riformulazione totale dell'intera linea di numero 19, perché ovviamente alcuni ingredienti, alcuni allergeni non potevano essere più commercializzati, come ad esempio il muschio di quercia che dava abbastanza uno scheletro importante a questo profumo, non è più stato inserito a grandi dosi come poteva essere negli anni 70 e 80, e quindi se avete l'occasione di sentire una boccetta di Chanel numero 19 vintage, vi consiglio di paragonarle e vedere effettivamente qual è la differenza. Si apre, io lo trovo quasi balsamico come profumo inizialmente, si apre con le note del galbano, quindi molto fresche, molto frizzanti, molto verdi, sembra proprio di camminare in un prato con l'erba appena tagliata, molto umida, e di essere travolte da questa natura che in realtà nei profumi è molto difficile da ricreare. Invece il numero 19 è davvero davvero un profumo molto verde, molto terroso, bagnato, inusualissimo, perché se vogliamo adesso i profumi sono più floreali, agrumati, gourmand. Diciamo che è un profumo davvero molto unico, ha mantenuto la sua unicità. Dopodiché, dopo un paio di ore, quindi la sua persistenza anche come note di testa è veramente importante, io trovo tantissimo che si senta la rosa di maggio e il mughetto.
La sua persistenza è tra i profumi migliori di quelli che io ho di Chanel, dura tranquillamente 12 ore, anzi io se lo metto al mattino del giorno prima, lo sento il giorno dopo, quindi si sente sempre questo retrogusto di fiore muschiato che permane per tantissime ore. Sui vestiti veramente, ragazzi, è una cosa impressionante, si fa proprio fatica a toglierlo, anche dopo che si è lavato gli indumenti, rimane sempre quella goccia di numero 19, muschiata, molto dolce, un po' marognola, diciamo, che ha questa persistenza voluttuosa e voluminosa di questo profumo. Su Sillage, perché all'inizio il galbano, pum, un'esplosione mega galattica di verde, dopodiché arriva la rosa di maggio con il mughetto, quindi è una scia da 8 su 10. Lo immagino per una donna, non proprio come viene descritta sul web, senza cuore, glaciale, anzi, io trovo che la differenza tra l'eau de toilette e l'eau de parfum avvenga proprio in questo. L'eau de toilette di numero 19 è molto mascolino, molto verde, molto freddo. Invece con l'aggiunta della rosa di maggio nell'edizione eau de parfum lo trovo molto sensuale, molto molto femminile, molto nobile come profumo. Quindi lo vedo su una donna che sa molto il fatto suo, che sa cosa vuole, decisissima. Una donna, tra l'altro, che non le interessa se il suo profumo può essere diverso dagli altri. Ecco, chi indossa Chanel numero 19 deve avere la consapevolezza che è un profumo molto, molto diverso dagli altri, che viene ovviamente da un'altra epoca, se vogliamo. Ottimo, tra l'altro, per l'estate, un profumo finalmente che si può utilizzare con il caldo, perché davvero sembra di essere in un giardino pieno di mughetti, di iris e abbinata alla nota del cuoio che rende tutto molto corposo, molto importante. Quindi ragazze, andate a sentire il numero 19, non siate spaventate dal fatto che potrebbe sembrarvi un profumo di altre ere, di altre epoche, dategli una chance perché è un'esclusiva, è un profumo super ricercato che vi fa davvero sognare di essere in un prato o anche comunque immersi in una natura dove vogliate e siete uniche, perché questo profumo non è diffuso come Chanel numero 5. Sarete le uniche ad avere un profumo così spettacolare ed unico. Ragazzi, anche per oggi è terminato il video, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa preferite di Chanel numero 19, se l'edizione Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum o anche l'edizione Poudre. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, ci vediamo al prossimo video e let's talk about!